Il rinvio l'ha chiesto la Procura della Repubblica perché ritiene opportuno acquisire una serie di verbali dibattimentali. Udienza rinviata al 30 gennaio prossimo in attesa delle dichiarazioni di Patrizia Daddario, Chiara Gucciardi e Barbara Montereale che testimonieranno nel processo sulle escort che frequentavano le residenze di Silvio Berlusconi il prossimo 27 novembre. Testimonianze su cui contano anche i difensori dell'ex premier Niccolò Ghedini e Francesco Paolo Sisto e dell'ex direttore dell'Avanti La Vitola, che hanno chiesto la sospensione dei termini di prescrizione e non escludono, dopo averle ascoltate, il ricorso al rito abbreviato. La sua richiesta di difesa è stata sospesa la prescrizione, proprio per mettere serenità e per evitare che si dica che ci sono poi delle attività strumentali. Per noi è molto importante vedere che cosa dichiareranno. Se dichiareranno le stesse cose che hanno dichiarato in fase di indagini, è un processo che secondo noi ovviamente prende una piega molto positiva per Berlusconi. Per poter consentire anche alla difesa e al pubblico ministero una migliore valutazione e, perché no, anche il ricorso eventuale a riti alternativi. Aspettiamo l'udienza del 30 gennaio per verificare poi un'eventuale ipotesi anche noi di rito alternativo. Nella prima udienza, a cui non hanno partecipato Berlusconi e La Vitola, si è costituita tra le parti civili anche la presidenza del Consiglio. È una cosa assolutamente nelle cose, niente di che, insomma, vedremo.